Partiamo con questo argomento che a me sta particolarmente a cuore perché avere un metodo ci aiuta a organizzare bene il nostro obiettivo, quindi tutte le dinamiche per poter poi arrivare al nostro obiettivo in maniera utile e in maniera importante. Vedremo che metodo non è solo un modo di organizzazione, ma è anche un acronimo molto interessante e a me piace più vederlo sotto forma di quell'acronimo lì. Il metodo è assolutamente personale, perché come personale l'obiettivo diviene personale anche, ovviamente, il metodo. Però comprenderne le dinamiche che stanno alla base ci permette proprio di sviluppare il nostro metodo e quindi anche riuscire ad ottenere i mezzi poi utili per questo. E voglio partire con una frase molto interessante di Nietzsche, che disse: le idee più preziose sono i metodi. Mentre invece Sir Arthur Conan Doyle, se, per chi non lo conosce, è l'inventore di Sherlock Holmes, okay? Quello che ha scritto tutti i romanzi, chiamiamoli romanzi, insomma, le narrazioni relative a Sherlock Holmes. Voi conoscete il mio metodo, si basa sull'osservazione dei dettagli. E quindi abbiamo due aspetti molto interessanti. Cos'è l'idea migliore e l'osservazione dei dettagli. Quindi ci baseremo innanzitutto per quanto riguarda l'introduzione su questi due concetti. Sono due concetti di personaggi sicuramente famosi, ma anche influenti per quanto è stato, insomma, diciamo, la diffusione di determinate idee a livello planetario. E possiamo quindi comprendere da questo l'importanza di avere un metodo per indirizzare poi le nostre azioni verso ciò che vogliamo, verso il nostro obiettivo, ma come sempre in maniera utile. L'attrazione è un'azione indiretta, ma è sempre attiva. Quindi non è qualcosa che io sto fermo e arriva, ma arriva perché io mi muovo e le vado incontro. È un po' una fase che deve essere fatta da entrambi. La famosa frase "aiutati che il ciel ti aiuta". E a volte però è inconsapevole. Quindi però avviene. Tante volte si dice: ma quella persona riesce sempre a farcela, oppure accade anche a noi a volte, non so come mai, però a me succede sempre questa cosa. Anche in senso positivo, ovviamente, no? Perché tante volte si dice in senso negativo, però anche in senso positivo, perché si stanno attuando delle dinamiche inconsapevolmente, però sono delle azioni corrette verso il nostro obiettivo, perché già di base inconsapevolmente abbiamo attuato un metodo nostro, senza ovviamente conoscerlo, senza o meglio, senza conoscerlo in maniera consapevole, in maniera cosciente. Lo attuiamo perché fa parte del nostro background, delle nostre memorie subconsce, come abbiamo già parlato in altri in precedenti incontri. Nietzsche ci dice appunto questo consiglio molto importante, che è per riconoscere e interiorizzare chi siamo e soprattutto come stiamo costruendo noi stessi, sia a livello spirituale, sia a livello di spiritualità, cioè di macchina biologica, sia a livello scusate, sia a livello spirituale, sia a livello di macchina biologica, cioè nella materialità, nel paradigma in cui viviamo. Il metodo è qualcosa di assolutamente prezioso.
E infatti, cosa fa la maggior parte delle persone? Fa esattamente quello che fa con gli oggetti preziosi. Cosa si fa con gli oggetti preziosi? Li si mette in cassaforte. Li si custodisce, si dice. Solo che in quel caso lì non vengono neanche custoditi veramente, vengono proprio occultati. Esatto, vengono proprio occultati. Cioè, mentre il custodire ha qualcosa di mi prendo cura di. Quando li mettiamo invece in cassaforte, andiamo proprio a occultare, cioè rimani lì e quindi non ci prendiamo neanche cura, cioè non ci pensiamo neanche. Ma un qualcosa di prezioso dentro una cassaforte non serve a niente. Cioè, gioielli sono belli quando sono indossati, non quando sono in cassaforte. Ecco, la stessa cosa noi dobbiamo fare con il metodo. L'idea del metodo ci aiuta quindi a pianificare, a programmare, a pianificare tutto il nostro percorso in maniera corretta. E pianificare e programmare significa capire la via, capire i mezzi, capire le tempistiche. Okay. Quindi diviene veramente molto importante. Sir Arthur Conan Doyle ci esprime un consiglio, ovvero la cura dei dettagli. Ecco che allora qua il termine cura veramente è corretto, che significa quindi di evitare di lasciare ogni manifestazione al caso, ma accogliere tutti i messaggi che ci arrivano anche dall'esterno per preparare poi il risultato finale, come lo vogliamo noi, e quindi attraverso informazioni chiare e precise. Il metodo è una strategia vera e propria e avviene dopo un'attenta valutazione in maniera equilibrata tra creatività e razionalità. Spesso si tende, soprattutto per diciamo, i progetti, materiali, si tende a crearli in senso razionale. Per i progetti spirituali in senso creativo, e invece sia nell'uno che nell'altro caso è importantissimo che vi sia un equilibrio ben preciso. Quindi, tra razionalità e creatività, sia che siano obiettivi materiali, sia che siano obiettivi spirituali. Cos'è innanzitutto il metodo? Quindi, cosa significa proprio la parola metodo? Come voi sapete, a me piace prendere sempre l'etimologia delle parole, e l'etimologia ci dice che il metodo è la via dell'investigazione, ovvero deriva da due termini che significano dopo e cammino, e quindi è l'andar dietro, cioè il ricercare. Ecco cos'è il metodo. E si rifà anche ad un'altra parola che noi conosciamo benissimo in senso biblico, che è la parola esodo, ma esodo inteso proprio come esito, come fine, e quindi ottenimento del nostro scopo, del nostro obiettivo, la realizzazione della missione. Quindi il metodo è la via della ricerca, dell'investigazione per arrivare ad un esito. Ma metodo, come dicevo all'inizio, è anche un acronimo che significa maggiori energie, tempo, operatività, denaro, opportunità. Quando noi mettiamo insieme tutte queste sei parole, ecco che allora definiamo il nostro metodo. E quindi diviene un modo molto utile e corretto e privo di procrastinazioni o di azioni azzardate per ottenere sempre il nostro obiettivo.